3 elevato a x che moltiplica 27 uguale 9 elevato a 2x. Anche qui non ci sono in particolare condizioni di esistenza da scrivere, visto che è un'equazione verificata per tutto il campo dei numeri reali, quindi sceglieremo come soluzione qualsiasi x sia la soluzione. In questo caso conviene riscrivere tutto come 3 elevato a x che moltiplica 27 è notoriamente un 3 elevato al cubo, uguale 9 è un 3 al quadrato, tutto quanto elevato a 2x. Allora, applichiamo a sinistra la regola secondo la quale quando abbiamo basi uguali che si moltiplicano si sommano i rispettivi esponenti, quindi scriviamo un 3 elevato x più 3 uguale. A destra applichiamo ancora una volta la regola della potenza di potenza moltiplicando tra di loro gli esponenti 2 e 2x, 2 per 2x è un 3 elevato, pertanto 4x. Allora otteniamo che eguagliando i due esponenti un x più 3 uguale un 4x, ovvero portando l'x a destra, facendolo diventare meno x per la regola del trasporto, meno x più 4x è 3x, otteniamo che 3 è uguale pertanto a 3x e dividendo per 3 ambedue i membri otteniamo che x uguale a 1 è pertanto la soluzione di questa equazione. Diciamo quest'altra, t al quadrato che moltiplica t elevato a x più 1 uguale t elevato 6x fratto t elevato 5. T è un valore positivo, ci specifica il testo, pertanto come l'a dell'esercizio precedente che abbiamo visto, possiamo applicare anche in questo caso la proprietà delle potenze, ovvero scrivere t elevato 2 più x più 1, sommando semplicemente gli esponenti, avendo due basi uguali, t, in questo caso che si moltiplicano. Qui nuovamente abbiamo due basi uguali che si dividono, quindi possiamo fare un t elevato un 6x meno 5. Allora a questo punto possiamo eguagliare gli esponenti, non prima di fare 2 più 1, 3, quindi scrivere x più 3 uguale un 6x meno 5. Portando l'x a destra, 6x meno x è un 5x uguale, meno 5 lo portiamo a sinistra, 5 più 3 è 8, dividendo ambedue i membri per 5 otteniamo che x è uguale a 8 quinti. Pertanto possiamo dire che con t positivo per ipotesi, x uguale 8 quinti è la soluzione di quest'altra facile equazione esponenziale. 2 alla x più 9 che moltiplica 2 alla x uguale 40. Qui abbiamo che a sinistra possiamo raccogliere dal fattore comune un 2 alla x. Possiamo fare e scrivere quindi 1 più 9 uguale 40 è sicuramente un 4 moltiplicato 10. Se adesso facciamo la somma qui otteniamo un 10 moltiplicato un 2 alla x uguale un 10 moltiplicato 4. I 10 e i 10 da una parte all'altra se ne vanno perché dividiamo per 10 ambedue i membri, quello che rimane è un 2x uguale 4, che si può ancora scrivere come 2x uguale 2 al quadrato. E a questo punto possiamo eguagliare i due esponenti scrivendo la soluzione dell'equazione esponenziale proposta, ovvero x uguale 2. Leggiamo questa che si sta un pochino espandendo, le nostre equazioni stanno aumentando un po' di difficoltà, 3 che moltiplica 4 elevato a x più 7 quarti che moltiplica 4 elevato a x uguale 19 che moltiplica radice quadrata di 2. Allora possiamo, come abbiamo fatto prima, raccogliere un 4 alla x a sinistra scrivendo 3 più un 7 quarti uguale 19 per la radice di 2, per adesso lo lasciamo così. Dopodiché sommiamo 3 più 7 quarti, allora 3 lo possiamo scrivere come 12 quarti. 12 quarti più 7 quarti è un 19 quarti. Uguale 19 che moltiplica radice di 2. Adesso eliminiamo i due 19 ambedue membri, dividendo per 19 in entrambi i membri, e quindi rimane un 4x fratto 4 uguale 19 non c'è più, evidentemente, 19 e 19 se ne sono andati. Infatti si può fare così, che non è bellissimo da vedersi, ma così uno sbaglia. Uguale radice di 2. Come detto, cosa possiamo fare? Beh, possiamo scrivere questo come 2 elevato al quadrato, tutto elevato a x, no? 4 2 al quadrato diviso 2 al quadrato uguale un 2 elevato a un mezzo, che è come dire radice di 2. A questo punto, al numeratore effettuiamo la regola della potenza di potenza moltiplicando il 2 rispettivamente per x, ottenendo un 2 elevato a 2x uguale, otteniamo un 2 al quadrato che moltiplica un 2 alla un mezzo, no? A questo punto otteniamo un 2 alla 2x che rimane a sinistra con un 2 al quadrato per 2 alla un mezzo, nel quale si possono sommare i due esponenti avendo evidentemente basi uguali. 2 è un 4 mezzi di un mezzo, otteniamo un 2 alla 5 mezzi. E a questo punto, eguagliando gli esponenti, otteniamo che 2x è pari a 5 mezzi, ovvero 4x uguale a 5.
dividendo per 4 ambi i due membri, otteniamo la soluzione finalmente, che è x uguale 5 quarti. Pertanto, la incornicio, x uguale 5 quarti è la soluzione di questa iniziale, equazione esponenziale. Diciamo quest'altra, 5 che moltiplica 2 alla x più 2 elevato x meno 3 uguale 328. Allora, applichiamo intanto qualche proprietà, riscrivendo la prima come 5 che moltiplica 2 alla x e dissociando quella somma algebrica, quella differenza per la verità, all'esponente del secondo 2, quindi scrivendo un 2 elevato x che moltiplica un 2 elevato meno 3, uguale. Ho 328 è un 8 che moltiplica 41, quindi è un 41 moltiplicato, se volete, un 2 al cubo o un 8, è la stessa cosa. A questo punto andiamo avanti e raccogliamo a sinistra, come spesso facciamo, un 2 alla x, quindi 2 alla x lo raccogliamo in evidenza e scriviamo quello che rimane, un 5 più 2 alla meno 3, ovvero un 1 su 2 al cubo, ovvero un ottavo, uguale un 41 che moltiplica un 2 al cubo. Allora, facciamo il minimo congruo dentro la tonda, otteniamo un 2 alla x che moltiplica 8 al denominatore, viene un 8 per 5 40 più 1 41, guarda caso viene un 41 che è a sinistra, uguale a questo 41 che moltiplica 2 al cubo. Ora dividiamo ambe due membri per 41 eliminandolo e quindi rimane, guardate, un 2 alla x uguale, ora un 2 alla x fratto 8, cioè fratto 2 al cubo, uguale 2 al cubo, ovvero possiamo scrivere come 2 alla x uguale 2 al cubo per 2 al cubo, un 2 alla sesta. Eguagliamo i due esponenti ottenendo la soluzione di questa facile equazione, che è x uguale 6. Leggiamo questa, siamo tornati un po' indietro come difficoltà, questa è ancora più facile, 9 elevato x più 2 uguale alla radice cubica di 3 elevato x più 7. Allora, utilizziamo sempre le proprietà delle potenze. Allora, 9 alla x più 2 lo possiamo scrivere come 3 elevato al quadrato, tutto elevato naturalmente alla x più 2, uguale. Così come 3 alla x più 7 lo può essere scritto come elevato a un terzo. E a questo punto, in entrambi i membri, possiamo utilizzare la regola della potenza di potenza, moltiplicando a destra x più 7 per 3 e a sinistra 2 per x più 2, ottenendo un 3 elevato, 2 per x e 2x. Per 2 è 4, uguale un 3 elevato x per un terzo è un terzo x, 7 per un terzo è 7 terzi. Abbiamo due basi uguali, possiamo eguagliare i due esponenti, cioè scrivere 2x più 6 uguale a un terzo x o x terzi più 7 terzi. Minimo in multiplo 3 per 2x è un 6x, 3 per 6 fa un 18 uguale x più 7. Portiamo l'x a sinistra facendo diventare meno x più 6x è un 5x uguale. Il 18 lo portiamo a destra, lo facciamo diventare meno 18 più 7 è un 2x più 6, questo non è un 2x più 6 ma è, l'ho trasformato, è un 2x più 4, quindi era un 2x più 4. Quindi questo è un 3 per 4, non 18 ma bensì 12, eh. Chiedo scusa per l'errore, mi sono confuso, ho trasformato il 2x più 4, guarda caso, non so perché, in 2x più 6. Quindi questo è un 6x più 12 uguale x più 7, l'x lo portiamo a sinistra facendo diventare sempre meno x più 6x e 5x, ma il 12 meno 7, il 12 passa a destra diventando meno 12 più 7 che è meno 5. Allora, dividendo ambi due membri per 5 otteniamo che x è uguale a meno 1. Chiedo scusa per la mia piccola defiance, x uguale meno 1 è pertanto la soluzione di questa equazione. 8 elevato x meno 1 uguale radice cubica di 2 elevato x meno 3. Stesso discorso, molto simile all'esercizio precedente, scriviamo 8 come 2 al cubo, a sua volta lo eleviamo alla x meno 1, uguale 2 alla x meno 3 e a sua volta elevato nuovamente a un terzo. Eseguiamo in più due membri la regola della potenza di potenza moltiplicando il 3 per x meno 1, 3x meno 3, quindi 2 elevato a 3x meno 3 uguale, eseguiamo anche in questo caso nel secondo membro la regola della potenza di potenza moltiplicando x per un terzo, 2 elevato x terzi, naturalmente meno 3 per un terzo, un meno 3 terzi, quindi un meno 1. Sperando di non sbagliarci come abbiamo fatto prima, ma non succederà, eguagliamo i rispettivi esponenti scrivendo 3x meno 3 uguale a x terzi meno 1. Minimo in multiplo 3 per 3x è un 9x, 3 per meno 3 è un meno 9 uguale x, 3 per meno 1 è meno 3. Allora x lo portiamo nuovamente a sinistra
facendo diventare meno x più 9x è 1,8x uguale. Il meno 9 lo portiamo a destra, facendo diventare 9 meno 3, 6. A questo punto dividiamo a 2 meno per 8, otteniamo che x uguale a 6 ottavi, ma x uguale a 6 ottavi, sia 6 che l'8 sono divisibili per 2, quindi x uguale 3 quarti, e pertanto la soluzione finale della nostra equazione esponenziale. 3 che moltiplica 5 alla x più 5 alla x più 1 uguale 8 che moltiplica 5 al cubo. Allora, cominciamo dal membro di sinistra, nel quale descriviamo il primo addendo, ovvero 3 che moltiplica 5 alla x più, dissociamo quella somma, cioè applichiamo la proprietà delle potenze all'inverso, scrivendo 5 alla x più 1 come 5 alla x per 5 uguale 8 moltiplicato questo 5 al cubo. A questo punto raccogliamo a fattore comune un 5 alla x a sinistra, scrivendo evidentemente la rimanenza, che è 3 più 5 uguale 8 che moltiplica 5 al cubo. Ma 3 più 5 fa 8, quindi otteniamo che 8 moltiplica 5 alla x a sinistra è uguale a 8 che moltiplica 5 al cubo a destra. Dividendo per 8, i due membri 8 e 8 se ne vanno, rimane l'equazione del tipo 5 alla x uguale 5 al cubo, eguagliamo i due esponenti e otteniamo la soluzione di questa equazione, che come vedete è x uguale 3. 3 elevato x più 2 uguale 2 elevato 2x più 4. Allora, in questo caso abbiamo la certezza che non ci potranno mai essere due basi uguali di due membri, per quanto 3 è un numero primo e anche 2 è un numero primo. Allora riscriviamo questa così: 3 elevato x più 2, lo lasciamo così, uguale 2 elevato, poi se raccogliamo un 2 fattore comune all'esponente, otteniamo un 2 elevato 2 che moltiplica un x più 2. Allora vediamo come in questo caso abbiamo x più 2 sia nell'esponente del membro di destra, che nell'esponente del membro di sinistra. Pertanto vediamo come x più 2 si annulli quando x è uguale a meno 2. Se infatti mettiamo meno 2 al posto della x sia a sinistra che a destra, otteniamo un 3 alla 0 uguale un 2 che moltiplica un 2 elevato 2 per 0. Quindi un 3 alla 0 uguale 2 alla 0, ovvero un 1 uguale 1. Quindi otteniamo che in questo caso immediatamente si vede come la soluzione sia x uguale meno 2, in quanto verrebbe un 3 alla 0 uguale un 2 alla 0, cioè un'equazione verificata, 1 uguale 1, e pertanto la soluzione di questa equazione è x uguale meno 2. 4 elevato x più 1 più 3 elevato x uguale 0. Quando abbiamo una somma di due esponenziali, di più esponenziali, in particolare di due esponenziali uguale a 0, l'equazione è certamente impossibile. Vediamo perché. Perché se lasciamo ad esempio il 4 elevato x più 1 a sinistra e trasportiamo a destra il 3 elevato x, solamente cambiandolo di segno, otteniamo un qualcosa di impossibile. Perché, come vedete, un esponenziale, ovvero in questo caso 4 elevato x più 1, non può mai essere uguale a una quantità negativa. Pertanto, dire così o dire impossibile è la soluzione di questa facile equazione.